Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, con 23 voti favorevoli e 12 voti contrari. Si tratta di modifiche agli stanziamenti di spesa, che lasciano sostanzialmente inalterati i volumi complessivi del bilancio. La ratio è riacquisire risorse per garantire l'equilibrio economico al bilancio consolidato del sistema sanitario regionale. Una traslazione di risorse per circa 47 milioni di euro, che passano dal titolo spese correnti a spese in conto capitale. Circa 9 milioni di euro sono recuperati dalla disponibilità dei fondi di riserva, mentre il resto, circa 37 milioni di euro, da risorse regionali di spesa corrente accantonate a garanzia del pagamento delle rate di mutuo del servizio sanitario. 47 milioni di euro che dal bilancio ordinario, quindi senza nessun gravame sui cittadini di ordine tariffario o di ordine fiscale, ma semplicemente come redistribuzione delle risorse del bilancio ordinario della regione, mettiamo per chiudere il bilancio del 2022 sulla sanità. Quindi un esito a buon fine, anche perché in realtà sono 47 milioni di euro che noi anticipiamo, perché li dobbiamo avere. E sono i rallentamenti burocratici, da un lato Ministero del Lavoro, dall'altro del Ministero che si riferisce alla Protezione Civile, che ancora non hanno dato soldi dovuti alla Regione, il primo per 35 milioni, il secondo per 12 milioni. E conseguentemente noi li anticipiamo per poter definire la chiusura formale del bilancio. Rispetto a tutti i cataclismi che si erano prospettati, ecco che vedete come in realtà la gestione della sanità in Toscana è ottima, è una gestione da un punto di vista economico-finanziario che fa tornare i conti, anche se vorremmo più risorse dallo Stato, perché per assumere medici, infermieri, acquistare tecnologie e materiali di avanguardia non bastano certo i 7 miliardi e 530 milioni del piano sanitario nazionale che si articola ai piani sanitari regionali. Ogni anno noi dobbiamo arrivare a mettere fra i 400 e i 500 milioni dal bilancio ordinario, o comunque dalle risorse che la Regione si trova a amministrare. Lo facciamo volentieri perché crediamo nella sanità pubblica, ma insomma, avremmo la necessità di avere più risorse dallo Stato centrale. Il Consiglio regionale ha approvato la prima variazione al bilancio di previsione del 2023. Una manovra importante, anche se molto puntuale, e riferita soltanto ad un aspetto, cioè a quello del riequilibrio dei conti del Servizio Sanitario Regionale. È noto a tutti che la sanità dopo la pandemia ha registrato forti perdite, quindi c'è un impegno da molto tempo da parte della Regione Toscana, come del resto da parte anche delle altre regioni italiane, a recuperare risorse. Con questa variazione si fa proprio questa operazione, si vanno a recuperare una serie di risorse dai fondi di riserva e anche dalle somme che erano state poste a garanzia dei debiti che erano stati contratti dagli enti del servizio sanitario nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti e coperti dalla garanzia della Regione attraverso le lettere di patronage, per un recupero che si avvicina ai 47 milioni di euro, 46,92 milioni di euro. Queste risorse, recuperate dagli accantonamenti e dalle riserve, vengono oggi destinate al Servizio Sanitario Regionale. Una misura importante, necessaria e che dimostra come la Regione stia con senso di responsabilità affrontando il tema dei costi della sanità per continuare a garantire i servizi ai cittadini. Direi che è più dedicata alla sanità, dedicata a uno storno per fare chiarezza dei conti della sanità e un po' mettere le mani avanti perché ancora alcune difficoltà permangono. 46 milioni circa di storno, di cui una gran parte dai patronage delle aziende sanitarie e un'altra parte più piccola dei fondi di riserva.
sostanzialmente si continua a navigare a vista e ci sono difficoltà, lo sappiamo, per quanto riguarda i ricorsi delle aziende farmaceutiche per i payback sanitari. Sono state messe a credito, vedremo se riusciremo a incassare tutte le cifre che sono state messe a bilancio nello scorso anno. La preoccupazione permane, manca la programmazione, manca la strategia, abbiamo necessità di far ripartire la nostra regione, invece vediamo il PD sempre più buttarsi a sinistra e anche su temi che riteniamo fondamentali come il federalismo e il regionalismo differenziato in realtà si fa più politica che veramente confronto tra le parti. Noi ci siamo per sostenere la sanità pubblica, lo diciamo senza dubbi e con determinazione. Quindi abbiamo votato contro per una scelta di natura politica perché non cambiano purtroppo le cose per i toscani. Una valutazione pessima, nel senso che c'è bisogno di fare questa variazione di bilancio perché c'è un buco da 850 milioni di euro fatto dalle giunte di sinistra della Regione Toscana in ambito sanitario, mi riferisco al payback e quindi allo sforamento della spesa in ambito sanitario rispetto alla quale la Regione Toscana riesce a metterci una pezza, cioè non viene commissariata semplicemente perché il governo Meloni ha messo più soldi nel Fondo Sanitario Nazionale. Il governo Meloni è il governo che nella storia ha messo più soldi in dotazione alla sanità italiana, chiaramente di quel fondo ne viene una quota parte anche alla Regione Toscana e così riesce la Regione in parte a coprire i propri danni fatti in questi anni. Danni che sono sotto gli occhi di tutti. Voi pensate che in Toscana ci sono circa 2.000 primari, c'è un primario ogni 10 posti letto, un primario ogni 10 posti letto, quindi quando l'assessore Pezzini e il presidente Gianni chiedono più soldi, noi vorremmo sapere più soldi per far cosa? Per fare il 2000esimo primario, per aumentare ancora un posto di governo dentro la sanità o per fornire più prestazioni come in realtà non vengono fornite? Questa è la domanda che facciamo e le domande a cui vogliono avere risposta i nostri cittadini che non riescono ad accedere alle liste d'attesa. È inutile che ci vengano a dire in aula noi facciamo debito perché forniamo prestazioni. Non è vero, non è vero. Voi fate debito perché accontentate i vostri amici, sempre più dei vostri amici, perché create in continuazione i posti dirigenziali anziché dare prestazioni. È vero l'esatto contrario, tant'è che la Corte dei Conti ha svelato il bluff delle liste d'attesa, della gestione delle liste d'attesa, perché evidentemente le persone non riescono non soltanto ad avere la visita o avere la prestazione sanitaria, ma nemmeno a prenotarla perché le liste sono bloccate. Quindi questo è sotto gli occhi di tutti. Come vengono selezionati i primari e i dirigenti medici? Anche questo è sotto gli occhi di tutti. Ahimè, è sotto gli occhi della magistratura. Non ci fa piacere, pur stando all'opposizione, che due dei quattro direttori generali delle aziende universitarie ospedaliere toscane siano stati spazzati via dalle inchieste della magistratura, rispetto alle quali anche il governatore Gianni non ha potuto che prenderne atto. Careggi e Maier, quindi 2000 primari, uno ogni 10 posti letto in Toscana, selezionati con selezioni che sono attenzionate alla magistratura. Un sistema disastroso al quale noi vogliamo fornire un'alternativa. Il fatto che un'intera variazione di bilancio debba essere dedicata alla sanità fa capire quanto sia in affanno in questo momento il sistema toscano. E si può invocare naturalmente quelle che sono le criticità che sono e si sono acuite con il Covid, però permangono a distanza di tempo e anzi si sono aggravate molte criticità che il sistema sanitario toscano già aveva. E questo, a questo si deve far fronte quindi con degli interventi straordinari. E poco importa che in questo momento e solo in questo momento la giunta regionale invochi un intervento del governo, perché questa attività poteva essere invocata per esempio nelle medesime circostanze negli anni scorsi, quando invece pur trovandosi in affanno come oggi si è guardata bene dal fare in quanto era al governo e soprattutto considerando che dal 1970 la sanità toscana con i suoi vari buchi, scandali, numero di primari assolutamente in sovrannumero rispetto ai posti letto, problema di personale, di OS, la vita indipendente, il CUP che ancora non funziona, Corte dei Conti che scrive centinaia di pagine
per attaccare il sistema di gestione delle liste d'attesa. Vedere adesso che si devono fare degli stanziamenti straordinari significa soltanto una cosa, unita a quello che ho elencato prima, che c'è una mancanza di capacità di programmazione e di organizzazione, e questo qui naturalmente si riflette anche sugli aspetti finanziari. Lo ricordo, il bilancio della regione, che è di circa 13 miliardi di euro ogni anno, quasi all'80%, dal 70 all'80%, è destinato alla sanità. Si parla ancora così poco di prevenzione e di tutela anche della salute e della sanità, che non sono accettabili spostamenti simili se non sono attentamente mirati, soprattutto se non sono cause davvero di emergenze. La sanità toscana è in emergenza da sempre, da troppi anni. Sì, una valutazione molto importante che mette in sicurezza i conti della sanità, che conferma quello che Italia Viva ha sempre detto in Toscana, che i soldi c'erano, le risorse erano possibili da trovare per cercare di mettere in equilibrio i conti della sanità, che non serviva aumentare le tasse. Su questo ne abbiamo fatto una battaglia identitaria del nostro partito, io in primis. Durante la sessione di bilancio ho sempre rivendicato il fatto che non servisse aumentare addizionale IRPEF, che le risorse si potessero trovare. Oggi queste risorse vengono trovate, la sanità dimostra ancora una volta, a fatica, quello è vero, ma di trovare un equilibrio sostanziale dei propri conti, ma questo lo trova perché ovviamente eroga un livello di servizio molto alto, un livello di qualità che deve migliorare, soprattutto rispetto all'assistenza dei territori, ad alcune risposte rispetto alle liste d'attesa e su un efficientamento del sistema dell'emergenza e urgenza, un'integrazione massima da fare con il sistema del volontariato. Su questo continueremo a lavorare come Italia Viva, ma intanto soddisfazione di una maggioranza che trova la compattezza in questa manovra di bilancio. Naturalmente è una valutazione negativa, anche perché è ormai certificato che noi abbiamo un deficit strutturale di 500 miliardi di euro, un deficit che noi possiamo provare a ripianare in tutti i modi, ma se non ci mettiamo in testa di attivare una programmazione lungimirante, seria, noi non riusciamo a uscire da questa, situazione assolutamente critica. La Giunta oggi per l'ennesima volta ci presenta appunto un intervento sul bilancio, di nuovo a tamponare una situazione. Io ricordo che dal 2021 ormai siamo a 203 milioni di euro che noi abbiamo messo in una situazione sanitaria sulla quale ancora non si riesce a capire che cosa realmente voglia fare la Regione. Io credo che qualsiasi appello che viene fatto a maggiori risorse dal Governo, seppur legittimo, naturalmente non può però determinare un nuovo ammontare di risorse destinate alla Toscana, che però non vengano, diciamo, destinate nel modo giusto, quindi incanalate con una programmazione lungimirante. Questo in 2 anni e mezzo noi non l'abbiamo visto, e il rischio è che davvero a chi verrà dopo si lasci in eredità una situazione contabile assolutamente pesante. Il presidente della Giunta regionale Eugenio Giani ha risposto in aula a un'interrogazione presentata dalla consigliera regionale Irene Galletti sul caso Keu, spiegando che la Regione Toscana, nel rispetto degli iter di legge previsti, ha la volontà di sostituirsi agli enti preposti per le bonifiche dei siti inquinati e ha annunciato lo stanziamento di 8 milioni di euro. Il presidente ha poi ricordato che la Regione si costituirà parte civile nel processo affinché i responsabili paghino. Noi vogliamo che ciò che è urgente e necessario per le bonifiche venga fatto, già 5 milioni sono a disposizione nel bilancio, per poter agire sulle bonifiche occorre seguire le procedure che la legge ci propone, sono procedure che spesso richiedono comunque il consenso, l'autorizzazione di chi magari con situazione di titolarità giudiziale in questo momento ha la responsabilità di quei siti, quindi sono procedure purtroppo non brevi, ma noi le seguiamo per poterci sostituire e bonificare quello che sono siti che possono essere stati inquinati dalla presenza del Keu. Oltre 5 milioni che avevamo messo nel nostro bilancio, altri 8 noi li metteremo proprio nella prossima variazione di bilancio, perché riteniamo che comunque nell'interesse dei cittadini la Regione, che si costituirà parte civile nel procedimento che è in corso da un punto di vista giudiziario, può sostituirsi per anticipare quello che è l'effetto di bonifiche sul territorio. È stato interessante sentire il presidente Giani raccontare di quello che è stato fatto nel 2021, cioè quando è emersa tutta la gravità del problema. Peccato che siamo nel 2023 e sentir dire oggi che la Regione Toscana ha investito ben 97.000 euro per uno studio terzo e imparziale che ci dica quello che tutti temevamo già 2 anni fa,
cioè che il cromo esavalente si può generare dal contatto con questo particolato, con l'acqua e l'aria. E sapere che adesso, a fronte di questo, si sta pensando solo con la prossima variazione di bilancio di cominciare a provvedere a delle bonifiche è sconcertante, perché ci sono migliaia di persone che sanno che questo materiale è stato sversato nei loro terreni, che può percolare nelle falde dove loro hanno pozzi, addirittura è stato utilizzato per riempimento di tracce a Crespina Lorenzana, e soltanto adesso, con una variazione di bilancio, il Presidente ci annuncia, bontà sua, che verranno fatte anche delle bonifiche per sostituirsi a quelli che sono i responsabili, che certo non è un atto voluto, ma appunto per, diciamo, grazie a lui verrà fatto secondo tutti i criteri di legge. Peccato che questa azione, che lui ritiene molto efficace, è quantomeno tardiva. Soprattutto manca di un monitoraggio attento di quelli che sono, e soprattutto di una comunicazione di tutti quelli che sono i siti contaminati, perché queste aziende hanno lavorato anche in altri appalti pubblici e sappiamo che ci sono decine di migliaia di tonnellate di questo materiale sversato, comunque sia immagazzinato, stoccato in luoghi che non conosciamo, e quindi potenzialmente possono essere altri luoghi simili. E nel 2023 migliaia di persone ad oggi sentono dire che con una variazione di bilancio la Regione farà il possibile seguendo la legge. La Regione doveva fare il suo lavoro invece di essere compiacente e spesso troppo arrendevole nei confronti di molti imprenditori che non hanno fatto il loro dovere, danneggiando così non soltanto l'ambiente e la salute dei cittadini, ma anche tutti gli imprenditori onesti che hanno sempre fatto il loro lavoro rispettando le regole. Allentare le maglie della rete, questo si doveva fare, non provvedere a rimediare a dei danni che anche la Regione ha causato a 2 anni di distanza e che ancora oggi non sono stati rimediati, perché Green Park, Crespina Lorenzana, la strada statale 429 sono tutte ancora al loro posto con dei teli di copertura, quando sappiamo che l'acqua permetterà al cromo esavalente di generarsi e andare nelle falde. Non ce ne facciamo più niente dei monitoraggi, serve un'azione vera, non le parole del Presidente. Siamo rimasti un po' tutti perplessi, perché mentre l'Aula sta discutendo di una variazione di bilancio finalizzata all'ennesimo assestamento dei conti in sanità, mentre paradossalmente anche i colleghi di maggioranza facevano appelli alla serietà, a mantenere il dibattito circoscritto al tema della sanità, dei conti della sanità, il Presidente Gianni, anziché stare in aula e partecipare al dibattito, ha pensato bene di annunciare la prossima variazione di bilancio, cioè dirci che a breve, mentre noi discutiamo ancora di questa, lui è già avanti, ci annuncia che a breve arriveranno 8 milioni per fare le bonifiche CEU, che ovviamente i territori chiedono ormai da mesi e che hanno la necessità di far partire, che non sono ancora partite, dicendo che la Regione Toscana si sostituirà a chi avrebbe dovuto fare quelle bonifiche e non le ha fatte. E anche su questo, visto che parliamo di serietà, una cosa va detta, cioè cos'è, un riferimento al Governo nazionale? È l'ennesimo riferimento al Governo nazionale? Allora, se è un riferimento al Governo nazionale, spieghiamo come stanno le cose. Un anno e mezzo fa Fratelli d'Italia aveva chiesto che le bonifiche venissero guidate dal governo nazionale, e non era il governo Meloni, quindi non avrebbe fatto bella figura il governo Meloni, avrebbe fatto bella figura un governo al quale Fratelli d'Italia stava facendo opposizione. Ci fu risposto da Gianni, dall'assessore Monni, di no, che le bonifiche avrebbero gestite con risorse interne alla Regione Toscana, individuarono un commissario che iniziò a svolgere il proprio lavoro, peccato che dopo 3 giorni che era stata indicata per bonificare i terreni inquinati dal CEU, sia arrivata sulle spalle un'inchiesta per smaltimento abusivo di rifiuti da un'altra parte della Toscana, quindi un capolavoro. E da allora non è mai stato individuato un commissario. Se la Regione Toscana vuole un commissario da parte del governo, anziché dire che noi ci sostituiamo con i soldi, continuino pure a spendere tutti i soldi che hanno per risanare il buco della sanità come stanno facendo fino ad oggi, e semplicemente si rivolgono al governo, ammettano la loro incapacità di effettuare le bonifiche e chiedano al ministro competente di avere un commissario che svolga questo servizio. Lo devono fare, ad oggi non l'hanno fatto. Tutte allusioni, tutte richieste al governo che arrivano
arrivano, guarda caso quest'aula è bellissima perché la Regione Toscana le richieste al governo ha scoperto di poterle fare soltanto al 25 di settembre in poi. L'assessore Bezzini, che oggi parla dei soldi e dei conti della sanità, ha un record che difficilmente potrà mai essere tolto da un altro essere umano, cioè quello di essere stato il primo uomo che chiede soldi al governo Meloni prima ancora che la Meloni ricevesse da Mattarella l'incarico a formare il governo, quindi in una situazione surreale. La situazione surreale è che la massima assemblea legislativa della Toscana sta discutendo di una variazione di bilancio e il governatore, anziché stare in aula a partecipare al dibattito, va a annunciare alla stampa, a voi, ai giornalisti, la prossima variazione di bilancio. E questo ci sembra profondamente irrispettoso. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge che istituisce l'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale, denominati fattorie sociali, e attraverso queste attività promuove l'inserimento lavorativo di persone con disabilità e soggetti svantaggiati, come minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, rifugiati e immigrati, soggetti affidati in prova ai servizi sociali e condannati alla pena di lavoro di pubblica utilità. È una legge molto importante, direi anche molto attesa da tutto il settore, sia delle associazioni di categoria legate all'agricoltura, ma anche del mondo sociale, perché è una legge che modifica una legge precedente dando degli obiettivi ben precisi. Quindi si parla prima di tutto di formazione degli operatori che possono accogliere i ragazzi, dell'integrazione con i servizi sociali e soprattutto di un elenco delle fattorie didattiche, quindi delle fattorie sociali a cui possiamo rivolgersi anche con la somministrazione di cibo, e quindi diventa una piccola davvero attività anche di accoglienza, e dove ci sarà l'inserimento appunto di persone con disabilità che potranno essere sicuramente messe alla prova sia nel lavoro dell'agricoltura ma anche nel lavoro della somministrazione di cibo. Quindi è un progetto molto bello che parla di integrazione vera a tutte quelle fragilità, riscoprendo un mondo e valorizzando quella che è la nostra bellezza, il nostro paesaggio e la Regione Toscana. Andiamo un pezzettino più avanti rispetto alla legge nazionale, arrivando appunto anche alla definizione di questo logo che sarà riconoscibile, e quindi con un percorso di qualità di controllo da parte della Regione Toscana, in modo che ci sia una mappatura di tutte le fattorie in tutta la nostra regione.